Vai. Ciao a tutti, oggi è il 1º marzo e volevamo fare un saluto a tutti voi dopo un paio di mesi che non ci vediamo via video. E, un paio di considerazioni su questo inizio anno. Noi a dicembre dell'anno scorso abbiamo fatto un budget 2021 impegnativo, che sicuramente chiede uno sforzo da parte di tutti per essere raggiunto, sia per quanto riguarda la vendita e tutti i servizi legati al post vendita. Questo perché ovviamente riteniamo di averne le corde questi numeri, aiutati da quello che prevediamo essere un 2021 che non avrà risolto tutti i propri problemi che tutti ben conosciamo, ma che comunque vedrà una crescita del PIL significativa, anche solo come rimbalzo rispetto al 2020. Questi primi 2 mesi che segnali hanno dato? Senza voler essere troppo ottimisti, però i segnali sono stati fondamentalmente positivi da parte del mercato, perché se vediamo la presa ordine dei veicoli, vediamo le attività fondamentalmente di post vendita, direi che il budget che ci siamo dati non è per nulla scontato, non è per niente facile, però è assolutamente nelle corde. E quindi è nostro compito, è nostro dovere per seguirlo insieme come squadra, e ognuno facendo la propria parte. A fine mese si chiuderà il 1º trimestre, per cui daremo il primo avanzamento rispetto a quello che è appunto l'andamento del budget e anche delle attività legate alla trasformazione di Evicarri in Evicarri società benefit, proprio per avere massima trasparenza e per dare evidenza dei progetti che abbiamo in essere. A giorni probabilmente vedremo un inasprimento delle sanzioni anti-Covid o delle misure anti-Covid legate a un aumento recente dei contagi. Io direi stiamo molto attenti, non ci facciamo prendere dalla paura di questo cambiamento, perché riteniamo che dal punto di vista come dire, lavorativo professionale non avrà grandi impatti sulle nostre attività, sulla nostra azienda, però ci raccomandiamo a tutti di mantenere la massima attenzione nelle procedure che abbiamo adottato come contrasto contro la diffusione del Covid, e prendere molto sul serio sia da un punto di vista, diciamo, professionale, che anche come responsabilità personale che ognuno di noi deve al proprio collega e a tutte le persone che incontra durante la giornata. Sì, grazie Nanni. Io aggiungo solo una cosa veloce, ma credo abbastanza importante, molto importante. L'anno scorso abbiamo ufficializzato la società Benefit come nostra nuova visione di azienda, di finalità di azienda, ma abbiamo anche prima ancora ufficializzato uno slogan che è quello di Un Mondo Nuovo, che vuole essere un richiamo continuo e costante al fatto che se vogliamo essere azienda, se vogliamo essere un gruppo di persone che sta sul mercato con un vantaggio proprio della propria clientela, dobbiamo sempre stare molto attenti a cosa ci dice il mercato e a come noi rispondiamo. Un mondo nuovo, per esempio, vuol dire digitalizzazione e ingegnerizzazione dei processi, che sono concetti che abbiamo inserito anche nelle ultime newsletter, nelle ultime comunicazioni, ma dietro una digitalizzazione o a un'ingegnerizzazione dei processi non ci stanno solo delle tecnologie che noi possiamo acquistare, ma ci sta l'affinamento di procedure, di attenzione ai dettagli, che il cliente oggi vuole ritrovarsi fatto e riassunto in una risposta. Le cose diventano più complicate ed è per questo che stiamo investendo soprattutto all'interno dell'azienda, potenziando tutti i reparti di gestione. Un processo come quello che noi stiamo diciamo così, intraprendendo è un processo di cambiamento, un processo di rinnovamento, di lotta all'obsolescenza che non può essere indolore. E quindi il nostro è un richiamo a tutti coloro che in questo progetto credono, a tutti coloro che aderiscono volentieri a questo processo, che si tratti di personale Evicarri in tutti i suoi settori, che si tratti di officine Monari o alle officine autorizzate che sono il cuore del nostro progetto aziendale.
Pertanto vi do un bocca al lupo per il proseguo del trimestre dell'anno. Ci diamo appuntamento circa a metà del mese prossimo, quando l'amministrazione ci avrà consegnato i numeri del trimestre. Buon lavoro, in bocca al lupo. Ciao. Ciao.